Questa mattina gli studenti dell'Istituto per il Mosaico Severini hanno dato vita ad un'azione di resistenza per l'assalto terroristico al Museo Bardo di Tunisi, lo scenario del penultimo attentato terroristico rivendicato dall'ISIS, nel quale sono rimasti coinvolti anche alcuni ravennati. Con un pensiero alle vittime della strage, gli studenti hanno riportato alla luce le repliche realizzate da Ines Morizberti di alcuni capolavori del Museo Tunisino andati distrutti per mano dei combattenti estremisti che hanno operato non solo per l'uccisione di vite umane, ma anche per la distruzione della cultura delle civiltà, andando a colpire tesori artistici che testimoniano la nascita e la storia di diversi popoli nel bacino del Mar Mediterraneo, ancor prima dell'avvenuta delle grandi religioni monoteiste. Cerchiamo di aiutarli, insomma, come possiamo. Noi abbiamo alcuni mosaici qui, una coppia di mosaici che sono esposti qui oggi. Perché avete deciso di fare questa iniziativa e soprattutto di proporla a tutti i vostri compagni? Perché comunque quello che è successo al Museo del Bardo, e noi appunto abbiamo le coppie dei mosaici del Museo del Bardo e quindi ci ha toccato, diciamo, più da vicino. Quindi più o meno le ricerche come si sono svolte? Abbiamo fatto le ricerche al computer di tutti i mosaici che comunque secondo noi potevano essere presenti al Museo del Bardo. Ci siamo scritti i nomi, i titoli dei mosaici, di cosa rappresentavano, poi li abbiamo cercati in un libro che abbiamo noi nella nostra biblioteca e siamo andati in magazzino a cercare i cartoni e li abbiamo messi alla mostra. I cartoni sono stati fatti da dei ragazzi di restauro negli anni 90, quando la signora Ines Morizberti, che abbiamo festeggiato il centenario l'anno scorso, negli anni, si pensa più o meno 50 anni fa, nel suo viaggio a Tunisi, ha fatto i reticoli dei mosaici e negli anni 90 i ragazzi di restauro hanno rifatto i cartoni e poi i mosaici. Per voi due studenti di una scuola artistica, vedere quello che è successo nei musei, le statue distrutte, i mosaici distrutti, che reazioni avete avuto? Beh, sicuramente è un colpo al cuore, diciamo, che ci sia così tanta violenza nei confronti dell'arte e che non si riesca ad apprezzare quello che veramente abbiamo. Abbiamo un patrimonio artistico enorme ovunque, quindi è drastico e triste. Sinceramente, oltre alla violenza contro le persone, la violenza contro l'arte penso che non abbia proprio senso come nei confronti delle persone. Poi purtroppo non si può fare niente per fermarli, noi alla fine facciamo lo stesso quello che sentiamo, noi portiamo avanti le nostre passioni.